Tra musica, cultura e arte si è conclusa con successo la rassegna musicale Armonia nei Chiostri, musica per scoprire le bellezze di Taranto. Particolarmente apprezzata dal pubblico è stata infatti la innovativa formula che ha unito visite guidate e concerti di musica da camera nelle cornici antiche di pregio architettonico dei chiostri della città vecchia di Taranto, il Palazzo Arcivescovile e il Chiostro delle Mudi, Museo Diocesano di Arte Sacra. Con questo progetto si è voluto utilizzare l'arte musicale, paesaggistica e architettonica con l'obiettivo di divulgare la conoscenza degli stili musicali e il patrimonio artistico e architettonico. L'associazione Armonie, capofila del progetto con la direzione artistica di Palma di Gaetano, oltre al sostegno del Comune di Taranto, al patrocinio morale dell'assessore all'industria turistica e culturale della Regione Puglia, ha visto al suo fianco la preziosa collaborazione di realtà associazionistiche come Artava di Armando Blasi, Social Media PS, Oraquadra.com e la collaborazione del Club per l'UNESCO di Taranto e dell'Associazione Marco Motolese, guidati dalla professoressa Carmen Galluzzo Motolese. Noi sentiamo il forte bisogno di esprimere quello che sappiamo fare, la musica, e di condividere queste belle esperienze con il pubblico e con il territorio. Logicamente tutti i progetti non possono avere un'ottima riuscita se non in collaborazione con associazioni e amministrazioni. Collaborare con l'associazione Armonie, con Alma De Gaetano e con il suo staff per noi ormai da tempo è diventato una possibilità importante di portare la musica all'interno degli spazi della città vecchia. L'associazione Artava lavora soprattutto con il nostro territorio e per la valorizzazione del territorio, del prodotto enogastronomico, artigianale. E dobbiamo dire grazie all'amministrazione comunale che sappiamo stia facendo un lavoro verso la cultura attraverso l'assessore Fabiano Marti. La rassegna musicale Armonie nei Chiostri, musica per scoprire le bellezze di Taranto, ha ospitato diversi concerti in chiostri della città vecchia, l'ultimo dei quali è stato La Voce Romantica con il duo Ilaria Iaquinta, soprano, e Giacomo Serra al pianoforte.